Riattattira, 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 tira, tira, riattattira, 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 tira, tira, riattattira, 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 tira, tira, riattattira, tira, riattattira, tira, riattattira, 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 riattattira. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son reti di passione, ma brucia un po' il sedere e la sua delusione spiace ma è da vedere. Aspetta che voglio vederci ancora meglio. Sfottò ampiamente meritato, non per la prestazione, no, perché secondo me l'Inter ha fatto la partita che tutti sapevano che dovesse fare. Catenaccio, pressare alti, non far giocare il City, ma puntare soprattutto primo, non prenderle. Poi, se capita l'occasione, provarci. Stessa filosofia allegriana perdente, stessa cosa. Primo tempo, una partita a mio parere inguardabile, orrenda da parte di tutte e due le squadre. Ma l'Inter ci poteva stare. L'Inter è questa, non è uno squadrone e ha fatto quello che poteva fare. Gioco catenacciaro. Quindi il suo pensiero, quello di Inzaghi, è stato quello di chiudere tutti gli spazi al City e nel primo tempo ce l'hanno anche, devo dire, fatta abbastanza bene. Ma non puoi giocare una partita tutta così sperando nel colpo di fortuna. Perché se l'Inter questa partita la rigioca 10 volte, la perde 9 volte e mezzo giocando così. Ed è quello che vado dicendo, fino che il calcio italiano non si evolverà, noi continueremo a perdere finali. Ne vinceremo uno ogni tanto, forse. Forse. Non si può giocare a calcio in questo modo perché si perde giocando così. Potrà capitare una volta che tu affronti il City, vinci in finale perché Satana te la manda buona. Ma è uno sprazzo. Giochi 10 partite e le perdi tutte giocando così. Perché quelle sono squadre forti che prima o poi il gol te lo fanno. A meno che tu non hai proprio la serata baciata dalla sorte, prima o poi quelle il gol te lo fanno. Cosa succede? Che prima aspettiamo che succeda il danno e poi la giochiamo la partita. L'Inter gli ultimi 10 minuti non li poteva giocare prima? Li poteva giocare prima. Perché a me non piace perdere così. La Juventus le 2 finali le ha perse, non dico così, ma le ha perse comunque. Perché giochi poi in difesa per non perdere. A parte il fatto che, a mio parere modestissimo, la Juventus nelle 2 finali che ha giocato ha incontrato 2 squadre che secondo me erano più forti di questo City qui, perché questo City qui per me non era una squadra imbattibile, a mio parere almeno, per me. Poi è chiaro che quando tu imposti 90 minuti di partita sul non perdere, fare il catenacciaro, se quelli ti vanno in vantaggio, te non la ridrizzi più, a meno che non sia, ripeto, la tua serata fortunata. E stasera non è stata per l'Inter, perché come dico sempre, la fortuna ti dà
Una volta, due volte, tre volte, ma prima o poi ti chiede il conto. E stasera il conto, la fortuna, gliel'ha chiesto tutti in una volta. Tutta la fortuna che l'Inter ha avuto nella Champions l'ha pagata stasera, come era normale che potesse succedere. Non contano i moduli, non conta niente, è una questione di giocare a calcio. Le partite le devi giocare, devi provare a far gol. Non puoi sempre pretendere di provare a arrivare ai supplementari perché loro sono più forti, perché si stancano. Devi giocarle le partite, perché io non ho nulla, ad esempio, da rimproverare alla Fiorentina. Hanno fatto un errore all'ultimo minuto, ma la partita italiano se l'è giocata tutta, come aveva giocato contro l'Inter la Coppa Italia, se l'è giocata. Preferisco perdere come ha fatto la Fiorentina piuttosto che come l'Inter. Perché alla Fiorentina gli brucia, ma almeno ha giocato tutte le sue carte, le ha provate. L'Inter non le ha neanche provate, ha giocato solo di rimessa e catenaccio. E vogliamo parlare? E vogliamo discutere ancora? Mi dispiace, no. Mi dispiace per i ragazzi dell'Inter, i giocatori sì, ma per l'Inter in sé non mi dispiace. Anzi, vi dirò, sono contento, perché l'Inter questa lezione forse gli servirà anche un po' per abbassare la testa, perché si erano un po' gasati. E allora io mi chiedo, è meglio essere usciti in semifinale come ha fatto l'Inter, il Milan, cioè, o è meglio perdere una finale come ha fatto l'Inter? Perché vedete, adesso gli interisti che cosa diranno? Intanto noi la finale l'abbiamo giocata, lo so. Ma vedi, il discorso è quello che ci avete detto voi a noi interisti per tante volte. Andarci vicino va bene se ci giochi a bocce, il resto non serve. E voi avete fatto la nostra stessa figura, né più né meno, perché questo è il calcio italiano. E come dicevo prima, a parte questo bellissimo epocale triplete, che a me mi dispiace per le squadre italiane, ma sono contento per gente come Gravina. Per questa gente qui io sono contento. Perché le squadre italiane sono condite all'80% di giocatori stranieri che sono obbligati a lasciare le loro credenze calcistiche per venire a fare i catenacci in Italia. Sono contento per Gravina, per queste cose qui. Tre finali, triplete, tutte e tre perse. Grande, grande Italia. Grande Italia, per questo grande Italia, niente da dire, no? Ma soprattutto quello che dicevo in live poco fa. Chi ha vinto le coppe? Spagna, Inghilterra. Inghilterra, Spagna, Spagna, Inghilterra, Inghilterra, Spagna, Spagna, Inghilterra, intervallata ogni tanto dal tedesco del Bayern, ma per il resto è Inghilterra e Spagna. E allora quello che mi chiedo è: ci sarà un maledettissimo motivo del perché vincono sempre Inghilterra e Spagna, Spagna, Inghilterra, Inghilterra e Spagna? Ci sarà un motivo perché vincono sempre queste? Ci sarà un motivo, no? Addirittura l'Europa League sono 7 anni che la vince il Valencia. Ci sarà un motivo perché vince sempre sta squadra? Potrà esserci un anno di fortuna, 2 anni? Ma sempre, se ti vince 7 volte la coppa, ci sarà un motivo perché la vince, o no? E noi siamo lì, l'Italia, il grande Italia, ma però abbiamo vinto 4 mondiali. Aspetta prima di vincere il prossimo, soprattutto con i giocatori italiani che abbiamo adesso. Sai quanti ne vinci di mondiali? I prossimi 10, uno appresso all'altro, ne vinci. Passeranno 50 anni prima di vincere un altro mondiale. Passeranno con i giocatori che abbiamo in Italia, perché i giovani non vengono valutati e allora noi continuiamo ad andare a comprare stranieri e le squadre si rimpinzano di giocatori stranieri. Vengono in Italia, devono cambiare il loro credo calcistico per farli catenacciare in Italia e noi perdiamo le finali. Ma va bene così, non è un problema. Se sono contenti i vertici del calcio, contenti loro, contenti tutti. Dove sta il problema? No, l'importante è arrivare in finale. L'importante è quello, poi che vuoi fare? Poi cosa ti resta? Non ti resta niente.
A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son reti di passion, ma brucia un po' il sedere e la sua delusione spiace, ma è da vedere. Stasera io godo. Buonanotte a tutti.